lottare Soriano, autore del gol del vantaggio dalla prima di Mihajlovic contro la Lazio. Biraghi di testa prima di Gabbiadini, che però arriva sul pallone. Controllo, poi il lavoro di Gabbiadini che prova ad andare via con la sinistra, Biraghi con decisione ma in maniera regolare può far partire il contropiede del Catania. Tachsidis, un buco centrale nel quale si infila il centrocampista greco, ancora Tachsidis, prova ad aprire dall'altra parte per Jankovic, l'uscita di Bizzarri. Potevano giocarsela a metterci, il cross basso e teso, spazzato via da Rialdo. Soffro sulla destra perché il passo è diverso, che è completamente, completamente diverso, tutte le situazioni pericolose arrivano dalla sinistra del campo. Prima pass Hoffmann, bringt ihn nicht unter, im zweiten Versuch. Ma Eder, ancora Kerstic, ancora di prima, bene per Soriano, si sviluppa bene l'azione della Samp, arriva Eder che porta via un uomo, poi la palla ancora per lui, gran controllo di Eder, Eder palla dentro, porta vuota, e Gabbiadini che non inquadra la porta, c'è stata una deviazione, sarà calcio individuale, non riesco a lavorare bene come reparto, quindi l'Italia deve sapere approfittare di questa opportunità. Prova a prolungare Belotti, il pallone viene intercettato poi dalla Serbia, quindi Baselli riesce ad allargare verso Zappacosta, guadagna il calcio di punizione per l'intervento irregolare di attaccato Biraghi, di fatto permette al Chievo di recuperare il pallone. Biraghi cerca il tiro, traversa ad un passo Radovanovic, forte riferimento di Schelotto, mi chiama il pallone. Radovanovic va in disavanzo da Biraghi, che controlla, non lo attacca nessuno, il cross è pericoloso, ma ancora Meggiorini che schiaccia il pallone a terra. L'Italia con Bianchetti, lo scambio con Antei. Biraghi, lo scatto di Battocchio, questa volta la posizione regolare, il lancio è preciso, opportunità per l'Italia, Battocchio all'interno dell'area di rigore, Battocchio, il cross all'indietro, arriva Belotti che manca però il pallone a due passi da Brennan per il colpo dell'1-0. Peccato qui, Belotti si era difeso molto bene. Il vento sia arrivato quando il pallone era già nelle braccia di Brennan, certo era ancora in gioco, però sostanzialmente credo che sia stata corretta la decisione del direttore di gara. Ora va a terra Belotti, ecco, ora forse c'era il calcio di punizione, l'arbitro non lo concede un'altra volta, ma l'Italia riesce subito con il pressing a era calcio di punizione, sì. Aveva ragione a protestare Donnelly. Lo stesso Donnelly che effettua questa rimessa laterale verso Gray, fermato da Antei. Biraghi, Bianchetti lascia Bardi verso Zappacosta, viene incontro Baselli, Zappacosta sceglie però Politano, McCullough riesce a frenare l'azione degli azzurri, a far ripartire la sua, poi in profondità verso Gray, lancio di Donnelly, arriva Carson che svaria su tutto il fronte d'attacco, va giù Carson, la rimessa laterale però è per l'Italia, protesta anche lui nei confronti del secondo assistente, quindi è costretto spesso e volentieri a giocare di spalle diventa difficile poi trovare gli spazi giusti per liberarsi dell'avversario. Il lancio di McCullough in profondità, lo spunto sulla destra di Donnelly che poi va a terra, lascia giocare l'arbitro, protesta Donnelly e voleva l'intervento del direttore di gara. Qui è stata una buona giocata da parte di troppo ravvicinati nei pressi dell'area di rigore dell'Italia. Eccolo Zivkovic, tocca il suo primo pallone con il mancino, pallone morbido poi di Petkovic a cercare Juricic, fermato dal recupero di Biraghi che scambia con Pettinari che batte, attualmente servito da Nastasic. Petkovic va a puntare la metà campo avversaria, cerca il movimento di Juricic, la chiusura di Biraghi, proprio Petkovic, tanto Battocchio ancora fuori, pallone allargato verso Juricic, arriva il cross sul secondo palo, troppo lungo per Mitrovic, c'è però Markovic da quest'altra parte. Di personalità e di fisicità a questa squadra. Vermail, Bruno, fermato da Biraghi, in avanti va a cercare il movimento di Fossati, lo scatto di Belotti, poi Baselli va a terra, intervento irregolare di Tielemans. The match touch pity at the moment, just trying to find its rhythm again. It's sorted out.